Buongiorno, sono François Montandon, consulente di sviluppo commerciale Bridge 3 DCC, Digital Care Communications. Al UCNC Summit di Barcellona, molti di voi hanno partecipato alle mie presentazioni e in seguito mi hanno chiesto ulteriori informazioni sul prodotto. È vero che mi sono concentrato sulla presentazione del mercato, sui potenziali clienti, sul profilo dei partner potenziali Bridge3 nell'ecosistema Blue Willix o Wildix, come vuoi. Prima di dimostrare, ti ricordo che cosa è Bridge3. Bridge è una piattaforma SaaS che offre alle case di cura un mezzo per connettersi in tempo reale all'amministrazione di queste residenze, residenti, personale e famiglie. Più in generale, la piattaforma può essere implementata anche da fornitori d'assistenza domiciliare e operatore residenziale per anziani. Diciamo che Bridge3 collega gli operatori sanitari, i destinatari dell'assistenza, il caregiver e le famiglie in tempo reale. L'applicazione può essere eseguita su tablet e soprattutto sui telefoni con touchscreen Willix come il Willix Vision. Il telefono è facile da usare e soprattutto è sempre nello stesso posto e sempre carico. Il tablet lo puoi perdere, non è caricato, il personale non vuole spendere tempo cercando tablet, caricando tablet. Inoltre, il PBX Wildix supporta la comunicazione audio e video della piattaforma, quindi Bridge3 senza Wildix non è possibile. Allora, se sei un partner e che hai già clienti nel settore delle case di cura o dell'assistenza domiciliare, i PBX Wildix supportano già le comunicazioni operative del personale. Con Bridge3 lo stesso PBX può essere utilizzato per residenti e assistenti sanitari. Allora, andiamo a fare la dimostrazione. Però prima ti mostro qui un Vision con l'applicazione, non so se lo vedi bene. Qui vedi come semplice e questa è l'applicazione che vedono i recettori di attenzione, che sono generalmente persone anziane. Allora, per dimostrare l'esperienza utente, vado a catturare il schermo, perché così è più semplice. Allora, un minuto, arrivo. Cominciamo. Allora, uscire. Prima, immagina ad esempio l'assistenza domiciliare. I destinatari delle cure mediche al risveglio dovranno registrarsi o effettuare il check-in. È sufficiente fare un clic qui, ti registri, stai registrato, arriva un messaggio, l'operatore sa che stai vivo, la famiglia anche può ricevere un messaggio. Dopo c'è qui un calendario, sarà il calendario della persona e il calendario della casa, per esempio, della residenza, perché a una certa età le funzioni cognitive sono limitate.
Pertanto gli anziani possono consultare il loro calendario e così sanno cosa succede senza fare delle domande tutto il tempo. Richiedere cosa c'è da fare, tutto questo. Un po' la stessa cosa, la lista delle cose da fare, più o meno in inglese si chiama la to-do list. Esattamente la stessa cosa lo può fare la residenza e anche la famiglia, per esempio, può anche aggiungere una cosa da fare. Sondaggio, questo è semplicemente se vuoi, se c'è qualche cosa da sapere, se è stato bene qualsiasi servizio o qualche cosa, puoi fare un sondaggio. Dopo, qui l'elenco è piuttosto per l'attenzione domiciliare, dove la gente va a poter, per esempio, contattare il dentista aspetta un secondo, un ristorante, per esempio, tipo di Uber Eats. E finalmente qui il tempo, no? Puoi aggiungere qualsiasi applicazione, se potrebbe integrare per esempio a Facebook Messenger, per esempio, o qualsiasi cosa, idea, che ha che è possibile, no? Allora, credo che è abbastanza chiaro, lasciami ora un po' di questo, smettere il. Bene, allora, vorrei ricordare che il partner BridgeTree ideale nell'ecosistema Buildix è ovviamente un partner che già ha delle residenze o clienti di assistenza domiciliare. Se è il caso, contattarci e già stiamo, no? Se sei interessato, puoi contattarmi sulla pagina Facebook, Wildix o via email. Giusto una cosa, BridgeTree, come ho detto, a Barcellona è una startup americana con sede a Columbia, nell'Ohio. L'associazione tecnologica Wildix BridgeTree è nata di un incontro tra Steve Osler, Robert Cooper e Albert Statisch, CEO di BridgeTree. Dove hanno pensato che in cambio di utilizzare delle tablet veniva meglio utilizzare dei telefoni. Bene, io, François Montandon, mi occupo del mercato europeo, in particolare il supporto alle vendite in inglese, francese, spagnolo e ovviamente in italiano. Bene, spero che questa presentazione abbia risposto a alcune delle domande che hai avuto dopo il UCC Summit, e non esitare a contattarmi. Tutte le informazioni di contatto sono qui sotto, YouTube, e ci vediamo la prossima volta sul canale BridgeTree. Ciao!